con Marilu e Federica. Facciamo una ricettina velocissima, fresca e soprattutto economica, perché l'ingrediente base è il tonno. Le patate lesse, un po' di prezzemolo, del parmigiano, ora vediamo. In una ciotola mettiamo la patata, io l'ho lessata e l'ho schiacciata stamattina quando ho fatto l'altro polpettone per farlo vedere, insomma, pronto. All'interno andiamo a mettere del prezzemolo che ho tritato, andiamo anche a mettere il tonno, ovviamente il tonno sgocciolatelo, andiamo a mettere il quantitativo di pan grattato e il quantitativo di parmigiano, del bicchiere, della tazza ho rotto anche l'uovo, e andiamo a mettere anche fede e limone dal frigo, per favore. Allora, nel frattempo io sto mettendo un po' di sale. Pensavo fosse pepe, ho detto Mario, okay, che ti piace, però ora lo carico anche di pepe. Ovviamente il prezzemolo, il pepe, se non dovesse piacere, piacervi, non lo mettete. Io però vi consiglio di metterlo. Limone dell'albero che ho qui nell'orto, andiamo a grattugiare una mezza buccia di limone, o se vi piace anche l'aroma, io vi consiglio di metterlo, perché la buccia del limone dà ancora una nota, ancora più di freschezza a questo piatto. È un polpettone di tonno e patate che potete utilizzare sia come antipasto, ma anche come secondo, come tutto freddo, visto che siamo in estate. Allora, ho messo tutto, sì. Ciao, buon pomeriggio, è sempre un piacere seguirvi. Ciao care, ciao. Allora, adesso, senza grandi cose, andiamo semplicemente a dare una bella mescolata. Allora, questo è l'impasto che dovete ottenere, come vedete è semplicissimo. Vedere. Sì, io mi sciacquo così normale. Sul nostro piano io vado a mettere della carta stagnola classica, ora ne facciamo uno per volta, così è più semplice. Sopra però la carta stagnola, siccome è preferibile non poggiare gli alimenti direttamente a contatto, è preferibile non poggiare gli alimenti direttamente a contatto con la stagnola, perché ovviamente è un alluminio, no? Io vado a mettere anche, adesso ci aggiungiamo per dopo così non facciamo questo casino, vado a mettere un foglio di carta forno. Adesso che cosa faccio? Divido questo composto in due, create un salsicciotto, arrotolate all'interno della carta forno, la chiudete bene, e ora non dovete fare altro che arrotolarla anche nell'alluminio. Prendete una comune casseruola, la riempite con dell'acqua fredda, ovviamente, mettete i vostri polpettoni, ecco perché io faccio il doppio giro sia nella carta forno che nell'alluminio, e li coprite a filo con dell'acqua. A questo punto li mettete all'interno, cioè sulla cucina, accendete, e da quando inizia a bollire l'acqua calcolate all'incirca 20 minuti. Dopo questi 20 minuti che faccio, tolgo il polpettone dall'acqua e lo lascio lì senza srotolare, senza fare niente, e lo lascio raffreddare. Una volta che si è raffreddato a temperatura ambiente, lo posso srotolare e lo possiamo mettere direttamente nel frigo. La cosa bella di questa idea è che la potete servire, come vi dicevo prima, sia da freddo che anche da tiepido, quindi sia direttamente da frigo che a temperatura ambiente, quindi senza far passare la fase nel frigo. Inoltre la potete condire nel metodo, cioè a me piace molto così naturale, però un'alternativa di condimento è con dell'olio, limone e un pochino di pepe. Io lo faccio così, tipo olio, limone e un po' di pepe, oppure alcuni guarniscono ogni fetta con la maionese, però secondo me la maionese è già un po' troppo pesante. Vabbè, anche perché già è saporito in sé. Sì, no, infatti sì. Ma poi la cosa bella è che lo usi veramente come antipasto, come secondo. No, è buono, anche perché in estate poi abbiamo bisogno di piatti freddi. Allora, questa è la ricetta di oggi, ve la avvicino io perché vedete non... L'ho fatto vedere. Va bene, provatela come tutte le ricette che vi proponiamo,
e fateci vedere le vostre foto. Tra l'altro è facilissima. Se fate questa ricetta, ovviamente mandateci le foto e fateci vedere il vostro risultato. Seguitemi su Instagram e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Mi trovate sempre come A Tu Per Tu con Marilu. E inoltre, se questa diretta vi è piaciuta, ritenete questa ricetta una ricetta fresca e veloce, ideale per questo periodo, condividetela sui vostri profili per aiutarci poco poco a far crescere anche questa pagina. Un bacio a tutte, va bene così? Sì, ora sono più contenta. Ora è più contenta. Okay. Va bene, un ciao. Abbraccio, ciao.